La pagina del Vangelo di oggi riporta la parabola del Padre Misericordioso. I protagonisti sono due fratelli e noi tutti siamo ben consapevoli che essere fratelli non vuol dire essere uguali. Anzi, a volte la diversità è proprio spiccata, non solo nei tratti fisici, ma anche nel modo di fare, di pensare, di atteggiarsi. Una diversità che vedo in modo chiaro anche nei miei figli adolescenti e di conseguenza l'approccio che può andare bene con uno non può essere applicato all'altro. Quindi un primo tema qui evidenziato è la diversità. I due fratelli fanno due scelte diametralmente opposte. È poi presente il tema del giudizio. Ognuno dei due fratelli giudica l'altro incapace di vivere la propria vita nel modo più opportuno. E allo stesso tempo ognuno dei due giudica se stesso perché sente che non è soddisfatto di come sta vivendo. Probabilmente entrambi stanno cercando la loro strada, il loro posto nella vita. Di fronte a tutta questa azione, a tutta questa situazione di diversità, di giudizio e di conflitto interiore, vediamo un padre amorevole e fermo, un padre che ha un'identità chiara, una saggezza di vita e una grande capacità di misericordia. Egli rappresenta l'amore incondizionato di Dio Padre, che va oltre la logica umana. La prima cosa che fa è vedere. Lui vede chiaramente sia un figlio che l'altro. Come cerca con lo sguardo il figlio che deve ancora tornare, allo stesso modo vede il figlio che gli è più vicino. E li guarda entrambi con gli stessi occhi, che sono gli occhi del cuore. Quindi senza esprimere un giudizio su di loro, ma accogliendoli così come sono nella loro diversità. In certi momenti non è facile essere genitori e accettare completamente i figli e le loro scelte. A volte li critichiamo o perdiamo la pazienza o abbiamo delle aspettative nei loro confronti che non coincidono con i loro desideri. Sento quindi che questo brano mi invita ad avere uno sguardo che evita il giudizio e la squalifica. Mi invita ad avere uno sguardo pieno di accoglienza e che cerca, di entrare in comunicazione con il cuore di questi figli, perché si sentano, riconosciuti, valorizzati e accompagnati nel loro percorso di crescita.